unica. Grazie. Bene, come va avanti questa serata? Vuoi raccontarlo al pubblico? Avanti? Adesso gli atleti fanno una ricognizione della via di 4 minuti in cui possono guardare l'itinerario. L'itinerario parte, mi sembra, in comune e poi si sdoppia per le donne da una parte e per gli uomini dall'altra. Ecco, dopodiché poi dovranno andare in un'area, chiamiamola isolata, e uno per uno verranno a cercare di salire l'itinerario in 6 minuti senza poter guardare gli altri salirlo, fino a quando non hanno terminato la loro prova. Dalla Slovenia, Martina Kufar. 6 minuti per lei per completare la via. Partita. È già arrivato in una zona sponsor, come dice Marzio Nardi, e non è partito l'applauso. Com'è sta storia? Ti vedi troppo concentrati, eccoli. Fa sempre bene sentire, oltre alla musica che carica, anche il pubblico che oltre agli occhi dedica i polpastrelli a questi atleti. Che sì, se ne sono consumati loro un po' oggi di polpastrelli. Oggi sì. Oggi è stata dura per tutti. La prima salita è sempre così, tutti Martina, gli occhi puntati per bloccaggio. Vedere come interpretare. Ale Martina, un applauso, mandiamolo su. Su. Ale Martina, Ale. Ale Martina. Bellissimo, grande Martina. Ale, tifo, mandiamola su. E sembra che funzioni perché non molla, anzi se la sta studiando bene. Grande. Ale Martina, bellissimo. Ale, bravissima Martina Kufar, un grande applauso per lei. Meritatissimo una l'applauso. Grandissima atleta. Per la prima delle due atleti categoria femminile. Già pronta, imbragata e carichissima. Pronta è Chloe Minoret, che oggi ci ha stupito in una via, è stata terza assoluta facendo la classifica con gli uomini, quindi diciamo che è uno degli atleti più forti che vedremo stasera. Un grandissimo applauso per lei. Anni per lei. Per entrambe le atlete della categoria femminile, classe 77 tutte e due.
applausi spontanei e meritatissimi per Chloe, grandissima, che adesso è lì, ale, 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 a metà quasi, ale, ale, la parte più strapiombante, bellissimo, brava, alleggerisce alla grande, prendi in alto coi piedi, ale Chloe, bravissima ragazzi, stiamo vedendo uno spettacolo unico. Questi sono degli super atleti! Non molla, non molla! Oh, bellissima questa soluzione! Ale, ale, ale! Ale! Oh, un passo di danza e purtroppo non è rientrata! Qua sarà compito del giudice dirci com'è andata. Si aspettava sicuramente di più, un applauso comunque per Chloe che rientra per lasciare la parete. E parte il primo concorrente maschile, Marzio Nardi. Marzio Nardi, una certezza. Ha detto che lancia fin dalla prima partito. Presa. Partito! 6 minuti anche per lui. Dai Marzio! Dai Marzio! Forza Marzio! Lo sponsor ci arriva anche lui, l'acqua lauretana, uno dei tanti sponsor di questa manifestazione. E fin qui non si è fatto ingannare dal dottor Nero, il nostro Marzio Nardi. Marzio Nardi, Marzio Nardi, applauso, ne ha bisogno, eccolo. Ale, eccolo, ale, ale. Come è servito, muschenotta. Porco zio, grande Marzio, non mollare, ale, ale, molla, non molla, non molla Marzio, non molla, non molla. E va in sicurezza su questa, sempre una gran bella biella, parte centrale, ale, del grande strapiombo, eccolo. Spingiamo che sale Marzio. Si è fatto purtroppo battere anche stavolta dalle donzelle, come era già successo prima. Grande Marzio, bravissimo comunque Marzio Nardi. Ed è il turno di Riccardo Scarian, Sky. Partito, 6 minuti anche per lui. Forza Riccardo, eccolo, così. Anche perché l'abbiamo visto nella qualifica, soprattutto nella seconda prova, che ne aveva ancora, ne aveva, gli è proprio partito un piede. E così è andata, ma. E beh, lui ha un'arrampicata che ha sempre fatto molto usando i piedi, per cui ci sta anche che è perso quello, ci si sbaglia. Si cava. Un arrampicatore super tecnico, Riccardo.
è qui Ale, le sue lunghe leve lo aiutano di sicuro. Lo aiutano, ma se non hai il muscolo, certo, hai poco da fare, è lì. Dicevo perché avevamo visto precedentemente, guarda che bello, le due ragazze e Marzio, che sicuramente non hanno le stesse lunghezze che Riccardo sta però a volte proponendo anche in parete. Può essere anche un handicap, è l'altezza. In questi rannicchiamenti a volte sì, per ora non lo sembra essere, per ora non per sembra lui. Proprio Ale Riccardo, e guarda grande, qua come grande domina, bellissima arrampicata la sua, che posizione di scarico coi piedi, come dicevi tu, usati sempre benissimo. Ale Riccardo, mandiamolo su. Sì, 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 deve farci vedere qualche presa nuova. Ale Riccardo, invece, ragazzi, stavolta, che livello le signorine. Eh sì, brave, brave, che davvero. Che livello le signorine, ragazzi. Rolando, datti da fare. Ed è il turno di Rolando Larker. Applauso. Applausissimo. Pensate che Rolando ha partecipato alla prima competizione d'arrampicata che si sia mai svolta nel 1985. E adesso c'è suo figlio che battaglia a livello nazionale assoluto e lui dopo anni ha rimesso questo pettorale virtuale per deliziarci stasera. E adesso appena riprende fiato daremo nuovamente il microfono a Marzio Nardi, che è tornato qua con noi. Adesso non ti applaudono più, Marzio, eh? Basta, li hai delusi un po'. Ale Rolli. Allora sì, un attimino di panico in questa partenza, l'umidità non si giova. Si sente? Si sente, sì, soprattutto nei primi metri. Poi ecco qua ti puoi sciogliere, guarda. Sai come si dice che non esistono prese umide ma solo arrampicatori scivolosi? E per funziona cui sempre così, d'altronde. Ale Rolli. Ale Rolando. E qua si attacca. Unz. Allora qui dai, diamo una mano un attimo a Rolando in questa fase dove anch'io mi sono Dai, Ale Rolli! Ale Rolli! E non si molla! Non e si molla mai indietro. Rolli! Dai Rolli! Ale! Mandiamolo vai, su! Respira Rolli! Dai Rolando! Ale Rolando! Ale! Sì, dai! Ale! Sì, dai! Ale! Sì. Qua ogni piccola ragazzi, esitazione. Le ragazze hanno scalato a un livello altissimo. Maledette. Effettivamente la via, da come si può notare subito, non dà tregua, eh. Stacchi i piedi da terra, lotti un attimino con l'umidità. Appena prendi fiato, zinghete! E zinghete ti prendono a schiaffi le tacche sullo strapiombo. Ma attenzione, Donato Lella qua, secondo me, a suo agio, eh. Donato ce la fa vedere, lui. Faccela vedere, faccela toccare, Donato. Di gare ne ha fatte, sa di cosa si tratta. Da sempre grande amante dell'allenamento duro, Donato. E del braccio forte. Ale Dunez. Oh. Vedete l'umidità, dai. Ale Donato. Sa che no. Chi prima?
Guardate come le tiene tutte semi-arcuate. Sì, a suo agio. A suo agio, compatto, bello. Quello lì non l'avevo mica visto. È già. Che era proprio così. Morbido. Fino adesso completamente dominata la via. Facile, sì. Grande sì, Donato, che adesso si accelera. Ale, mettiamo... Diamo gas! Ale Donato! Ale! Gas! Sì, bene! E guardate che comunque si lotta, sì! Ale, si sgasa! Ale, ora via! Vai, sgasa, Donato! Ale, apri il gas! Ale! Più su ti vogliamo! E attenzione, Ale, qui! Più su! E la arqua! Selvaggia questa arcuata! Vediamo la meschettonata! Grandissimo! Ale! Sì. Ola! Scelta tattica! Grandissimo, Donato! Bello! Più su! Mandiamolo su! Più su lo vogliamo! E si è ripreso, eh? Si è ripreso! A più su ti vogliamo! Ale Dunez! Ragazzi, che spettacolo! E dai che acceleriamo, Donato! Ale Donato! E vai! E attenzione, adesso comincia la sezione più su, di piatti! Più su! Ale! Grande! Grande! Ale Dunez! Duro! E vai che gasiamo! Pompa! E Donato che sta incendiando! Gran recupero di Donato! Tutto aperto sul gas da subito! Sì, Dunez! Più su! Grande Donato! Dai! Sì! E adesso dai! Sì! Grandissimo! Bellissima prestazione! Grande Donato Lella! Nettamente in testa in questo momento, direi! Fai vedere la catena, Donato! Mezzo chilo di catena portata su! Non è da tutti! Ma perché è stato alla catena tutta una settimana, no? Allora è venuto... A pane e acqua! A pane e acqua, alla catena, incazzato nero! Ma attenzione! Luca! Attenzione! Cippo! Giupponi! Oggi la 361esima gara internazionale della sua vita. Tra l'altro Gippo è stato uno dei primi al mondo a flashare un 8B in quel di Erto, quindi una firma sulla roccia ce l'ha lasciata in modo indelebile oltretutto. Ale Gippo, citi della nazionale, quindi sai di che lingua stiamo parlando. Sulle mani! Madonna, sembra le giotto, i calci in culo stasera. Uta, 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 uta. Ale Gippo! E là! Meglio delle giostre, sì Gippo! Easy! Ale Gippo! Sì, così!
prossima, bene, Gippo. Bene, bene, Gippo. E dai che qua acceleriamo, Gippo. Vai, galoppa. Qui ci va una sgasata. Vai. Gira il polso sul gas, Gippo. Ale. Baci, 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 baci. Baci, ale, Gippo. Ale, vai, vai, vai. Dai, 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 ale. Sì. Molto bene, Luca Giupponi. E adesso lo chiudiamo sto braccio. Te adesso lo dico, sì, io che lo chiudi. Obbedisci. Hola! Non ha obbedito. No, no, non l'ha data a vedere fino all'ultimo. E il gatetto è Zarca. Qui c'è uno scontro interno perché il prossimo concorrente fa parte di una cordata composta da Giupponi, Larker e da lui, Nicola Sartori, che hanno aperto vie difficilissime di più tiri dal basso. Quindi è uno scontro all'interno della stessa cordata. Quindi un grande applauso per un altro grandissimo atleta italiano, Nicola Sartori da Verona. Nick. Attenzione al tallone basso di Nicola. Alla seconda presa ancora tocca col tallone a terra lui. Questa è la musica giusta per il suo stile felpato. Sì. Detto il felpa, da sempre. Il felpa per uno stile che aveva dell'incredibile. C'è il velluto sui polpastrelli, Nick. Sempre a rana. A ranocchia. Stile proprio 80s. È arrivato con la Fiat 127, lui. Sì. Per rimanere fedele all'epoca. Ale, Nick. Bene, moschettata intelligente. Cerca, cerca, cerca che lo trovi e la trova. Bene, ma sì, ma che bellissimo. Mi piaci. E la rannicchiata. Rannicchiata di felpa. Questo Alenic. Alenic. E facciamolo salire. Alenic. Sì, sull'appoggio. Sì, sì, salta le grande, prese. Salta le prese, salta tutto. Salta, sì, lo sbandierone, Nick. E dai che la voglio quella dopo. Eccola. Obbedisci. E si riprende, si grande. Grande, Nick. E qua comincia la lotta. E qua comincia la lotta, Nick. Qui si lotta, Nick. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare, Nick. Ale inchiodala ancora, sì, guardalo! E là! Ancora una! Ancora! Ancora una, Nick! Attenzione ragazzi, sta facendo una lotta titanica! Ha vinto il titano! Grande Nicola Sartori! Stiamo andando su, sui calibri di questo pomeriggio. Sui calibri e i calabri. Attenzione, Leonardo Di Marino spesso in coppia con Alberto Niero durante la tracciatura di eventi internazionali. Tra l'altro Leonardo sarà impegnato anche durante l'apertura dei prossimi campionati del mondo
giovanili ad Arco. Poco fa si sono disputati i campionati italiani, sempre giovanili. Arco che è diventata partito, quasi Leonardo, una capitale mondiale delle competizioni, e Leonardo presente sin dall'inizio. Leonardo domina il piatto umido. Ma vedrai che la prossima capitale mondiale delle competizioni Occhieppo sarà... Occhieppo superiore. Certo. Allora, gente di Occhieppo inferiore, fate qualcosa, fate qualcosa. Allora, voglio sentire tutto il popolo di Occhieppo inferiore, solo loro. E il popolo di Occhieppo superiore, vai, gas! Uniti in un grande fraterno abbraccio. Sì, Leopardo, inchiodala. Braccio sempre tonico, Leo. Tonicissimo. È al pieno della sua forma. Sì, 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 sì. Meglio adesso che a 18 anni, direi. Vai, Leo. Sì, Leo. Posa i tuoi grandi manoni su quelli appiglietti. Guarda che roba. C'è una roba... Sì, Leo. Ale. Vai che dopo grande. Ti mandiamo l'infermiera a cambiare il catetere. Ale, Leo. Dai, Leo. Padrone della situazione. E adesso... Sì. Grande. E adesso si arqua. Senza paura. Continua. Contro lo sporco più così. Sporco. Sì, abbassa sto gomito. Oh. Ce abbassa il gomito, t'ho detto. Ce la fai. Prendila. Ale. Tocchela. No. Bello, 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 bello. Ci bravo, siamo. Bravetto. Grande. Ma qui andiamo sui pezzi da 90. Sì. Cosa vedo che da arriva 91 là dietro? Anche. Da 91. Questa è la storia dell'arrampicata sportiva italiana che sta per scalare qui su questo muro. Eh sì. Questo atleta è stato veramente il primo grande, grande atleta internazionale che abbiamo avuto. E certo, ricordavamo oggi le grandi lotte del Canon Zardini in quel del Rockmaster che infiammava le folle. Le donne si strappavano le mutande a chilometri di distanza. Aspettiamo ad annunciarlo. Eh sì, aspettiamo perché completamente, perché tenetevi fidanzati, tenete le vostre donne alla il catena. Il nodo di Leonardo si è saldato. E abbiamo da Cortina Luca schiacciapatate Canone Zardini. Senti che flow che parte. No, veramente, a parte gli scherzi, Luca è stato uno dei più grandi atleti che abbiamo avuto in Italia, ma a livello internazionale. Dicevamo appunto oggi, ha vinto il suo primo campionato italiano nel 1992 e si è ripetuto ancora nel 2009. Quindi 20 anni dopo. 20 anni dopo. Una è stato per 20 anni al top delle classifiche nazionali e internazionali. E certo, era uno degli atleti di punta a livello internazionale, portabandiera della nazionale. Spesso sul podio in Coppa del Mondo all'epoca di François Legrand. Spessissimo, con una... Delle volte si faceva anche un podio a casa lui, per sì. Non perdere l'allenamento. Sì. Dice stavolta voglio arrivare terzo e si metteva sul terzo gradino. Fin qui Alecano, ma proprio ha camminato sì, fin qui. Sentiero di avvicinamento. Sì, Canon. Oh, ma guarda che stile. Mamma mia. Che stile il Canon. Un applauso. Questo ma sì, è uno spettacolo.
Cioè non è che è facile, ve lo posso assicurare. Ce lo può dire Marzio, io che non è facile. C'avevo la giberna piena proprio. Ma siete dei delle nerdacce. Guarda, guarda, guarda che leggerezza. Sicanon. Sicanon. Ti voglio in coppa, il ti voglio eliminare. Ci sta facendo vedere qualcosa di unico, perché... Sì, felpone. No, ma il canon poi quando la imbrocca, che non ha esitazione, che non gli trema nulla. Ecco, questo è il suo stile. Stagno, che questo in gara. È il suo stile. Ed è tutto immediato, per voi. Efficace. Vai, gente! E si gasa adesso! Ti vogliamo su! Sì, cannone! Cannone, vai! Lo vogliamo in cima? Sì! Dove lo vogliamo? Più su! Ti voglio nel letto insieme a me, Canon! Più su! Lo vogliamo più su? È seduto, è in sosta, è in sosta, sta aspettando il secondo che salga. Sì, Canon. Sì. E adesso partiamo. E adesso fino in cima. Fatelo salire. E accompagniamolo. Fatelo fino salire. In cima. Ale. Ale. Sì, Canon. E ancora una. Come i cioccolatini. Fatelo una salire. Sì, Canon. Se sgasa! Vai no! Questo è Canon! Così! Grande Canon! Grande, che energia del Canon! Le stesse facce di 20 anni fa! Grande Canon! Grande! Ancora un applauso per Luca Canon Zardini! Qui ragazzi abbiamo un personaggio unico, eh? Sì. Ha iniziato forse a arrampicare dopo gli altri, nell'86, e a 50 anni sale ancora via di 9A. Ragazzi, un applauso particolare per... Alfredo Weber! L'arrampicatore tascabile, guardatelo, c'è un'energia esplosiva in 1,60 m di ometto. Vai Alfre. Lui sembra piccolo piccolo su questa parete, ma è grande grande dentro. Vai Alfredone, da oggi sarai per noi Alfredone. Vai Alfred. Voglio che tu chiuda tutti i martinetti. Sì, ma cioè, hai capito, statico. Ragazzi, le guarda che roba. Sì, va, sì, vai, sì. Molla le mani, molla i piedi. Guarda, si mette dentro una scatola di cerini lui. Guarda, voilà, via. Ale Alfre, che la prendo, che allungo. Eh sì, lui è un attimino più in difficoltà qua. E mandiamolo su. Eh sì, Alfredone. Mm.
Sì, Alfredone. Ale, Alfredo, Ale! Quello è un lancio. Per Alfredo era un lancio quello. Arco all'appoggio. Mette le sue piccole il manine. Il suo stile mi ricorda qualcuno, non so sì. proprio dire chi. Il doctor, il doctor. Si riconoscerà. Sì, Alfre. E adesso chiudi il martinetto. Lì è lunga. Sì, l'hai presa. Bello, bello. Un minuto e venti tra un appiglio e l'altro. Lui ci guarda, cric 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 cric. E crac 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 crac. Guarda, guarda. No, oh, guardate da dove da moschetta. Dove moschetta? Ma guardate da dove moschetta? Roba. Allora io lo faccio vincere solo per questo. Ale, Alfredo! Vai, Alfre! Mamma mia! No, ma pazzesco! Mi sembra padrone totale della situazione. Sto ragazzino sa cosa sta facendo. Sì, sì che la prendo, va bene. Prendo anche quella! Vai, gente, gasiamo un poco, Alfredo Weber! Dove? Dove? No, l'altro, patato! Ma sì! Va bene, anche quello. Va bene anche quello. Le moschette a tutti! Vai, moschetta anche quello, vai! Ale, Alfredo! Vai, Alfredone! Diamogli una mano a salire! Bellissimo! Grande, guarda, Alfred! C'aveva il piede di misura! Guarda che roba! Solo il 37 e mezzo funzionava lì! Guarda, il tacco e la punta! Ale, Alfredo, Ale! Aiutiamolo! Sì. Moschettonane un altro! Vai, Alfred! Aiutiamolo! Sì. Fai un bel nodo con ste braccia! Dai che la prendi! Pianin pianetto, Alfredino! Aiutiamolo a salire! Lo vogliamo in cima anche lui! Dai, Alfred! Ale, ma no! Ma questo è un fenomeno! Ha mangiato la trota! Io non ho mangiato la trota oggi! Questa è una speranza! Una promessa per il futuro, Alfredo Weber! E sì! A posto, in sosta! Lo vedo relax. Senza paura. Vai. Contro lo sporco più sporco, Alfredo Weber. Vai, vai, rimontalo, vai. Rimontalo. Piede. Sì, toccale tutte. Vai, no. Grandissimo. No. Alfredone, grande. Applausone un per grande Alfredone. Applauso Alfredo Weber. Gippo, questo qui lo devi portare alle Olimpiadi! Siamo agli ultimi tre! Qua la tensione si fa alta. Qui la tensione qui, sale. Questo era il podio e il podio. Il podio del pomeriggio. Certo, il podio del pomeriggio. Qua si vanno a giocare probabilmente il podio della sera. Vogliamo giocare il podio della sera qua. E il primo a giocarselo è Gigione Villoro. Padova, Gigione Villoro, capotrainante dell'Intelligenzia Project, e come dicevamo oggi sta sfornando
delle vere e proprie promesse. Nelle categorie giovanili saranno quelli che saranno i campioni del futuro, un futuro molto prossimo tra l'altro. Ormai la crescita degli atleti è esponenziale di stagione in stagione. E Luigi Billoro è uno degli artefici di questa crescita del reparto giovanile italiano. A lei Gigi. Tra l'altro anche lui reduce dalla tracciatura del campionato italiano di arco, quindi gente che di plastica ne mangia. Mangeremo la plastica, mi diceva mio nonno, ed è così. Se la mangiano già le balene e poi toccherà a noi. Vai Gigione. Silenzio. Preciso. Fin qui ci sta dando una lezione d'arrampicata. Sì, accomodante. Così è come si deve scalare. Tallonante. Un applauso! A lei Gigione. Quello lì è l'appoggio che ci ha aggiunto come regalo il Gnerro, mi hanno detto. Non c'era. Mi ha detto, vi faccio un regalo. Sereno, c'è serenità in lui. Serenità, serenità nei suoi occhi. E tenenza. Serenità nelle sue braccia. Sei sereno quando ti tieni. Beh, facile, Quando ti tieni, le cose girano meglio. Sta sempre trotterellando. Sì. Verso la parte finale. Come i 33 trentini, d'altronde. Allora, qua sappiamo che bisogna galoppare. Mi sembra che abbia 60 anni Gigi Billoro. Mi porta benissimo. So, no! Ha fatto finta fino alla fine di ma non grande, far fatica. Questa ma è la grandezza. Sì. Bravissimo, un grande applauso per Luigi Billoro. Incredibile. Ma peccato un attimino di leggerezza, lì non ha completato la rotazione. È vero Gigione. Stavi ancora bene, secondo me. Grandissimo! Ale Gigione! Ed è la volta di un grandissimo atleta a livello internazionale. Assieme a suo fratello hanno dominato la scena internazionale per diversi anni. Christian Bindammer, Andreas Bindammer. Qui tra di noi invece il fratello Christian Bindammer. Applauso! Un grandissimo sia in competizione che in falesia. Con realizzazioni incredibili. Fino al 6C, pensa che roba. Duro, eh. Era duro, 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 duro. Christian che si è rifatto la tinta per l'occasione, eh. Platinato. Detto anche Platinet di Norimberga. Beato lui. Allora, ne approfittiamo per ringraziare gli sponsor sul passaggio Lauretana. Famosa rima degli Squallor, chi se le ricorda gli Squallor, fa presto rima con Lauretana, l'acqua della Lauretana. A lei Christian, sereno. Così si faceva. Stiamo guardando estasiati. Facciamolo salire anche un lui. Un silenzio eh? Di ammirazione, eh? Non è che non vogliamo essere con te. Non è che solo perché te. Arriva dalla Germania non deve andare in catena. E no, Ale Christian. Fedele alleato teutonico lui, eh. Ale!
Senza di loro il buberone noi non lo mangeremo, eh. Vai Christian. Mi sprigiona serenità lì, guarda. Passa il gomito, però. Sì, Christian. Ale, Christian. Lo facciamo salire o no? Sì, lo vogliamo in coppa. È certo che lo vogliamo veder salire. Eh sì, amico. Ale! E comunque la gente si sta trattenendo per vedere qualcuno lassù. Lassù in vetta alla montagna. Ale, Christian. Dai, acceleriamo, Christian. Ale! Sì! Eila. Bene, 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 bene. Guardate questa rotazione. Eccola. Sì, dai che la acchiappiamo. Dai! Qua deve essere una bella sfiammata perché quella lì è tonda, eh. Sì! Musca e nottaggio. E mettilo dentro, t'ho detto, bravo. Non ci fare prendere questi spaventi, Christianin, dai. E spingiamolo su. E su, spingiamolo su. Si sta riprendendo. Sì, 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 come sì, nuovo. Sono a casa qua. E stiamo aspettando. Bravo, ecco. Diglielo a sti italiani. Ale, Christian. Ale, Christian. Ale. Ale. Dai, hop. Sì, ed è lì il riposo vero. Sì, si è riposato. Vai, sugli Christian. Appoggi prima. Niente, lui no. Non si riposa. Continua e spingiamolo su allora. E vai galoppa. Una cavalcata. Più su. Sì. Più su. Mandiamolo su. Sì. Duro. Ben, ben, sì, ben, ben. Sì. Il muschenotto. Il muschenotto. Ti dico moschettona perché trovi il petrolio. Il petrolio ad occhietto prende superiore. Prende fuoco. Sì, questo Christianin. È un pezzo di gran classe. Oh, facciamolo andare in cima. Dai, Gaza, Gaza. Occhieppo superiore, occhieppo inferiore. Biellesi tutti insieme. Unitevi. Vai Christianin. Facciamolo prendila. Salire. Dobbiamo andare, non mi svenire lì. Unz, che spettacolo! Un grandissimo Christian Bindammer! Grazie, grande, della tua bella, grazie, prestazione! Grazie. Grazie! Il popolo italiota ti ringrazia! Ma la tensione è altissima ora, perché lui ha capito che Christian è salito tanto. Eh sì, ma lui vuole salire di più. Ma lui più. Vuole salire di più. Certo, vuole fare il giro dietro la struttura. Sì, sì, ha detto che scende da dietro. Scende dai tubi. Dal sentiero. Ancora un applauso. Grande Christian. Ma un grande applauso va al primo qualificato di questo pomeriggio. E Cody Rhodes dal New Mexico a occhieppo, a cavallo, direttamente a cavallo dal New Mexico.
fino a Occhieppo in impennata. Applausone per Cody Rhodes! Siamo al lato finale di questa competizione, Back to the Comp, col suo ultimo concorrente, primo classificato questo pomeriggio. Dai Cody. Couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. This time I'm mistaken. For that you are worth breaking. And I've been wrong. Che effettivamente non è male, poi alla fine sei anche un po' più vicino all'appiglio successivo. Anche per lui un bel allungo, sì, non è che... Infatti la sua scelta è stata la migliore considerando le sue proporzioni. Sì, Cody. Velocissimo, Sì, sì. Campione dei 100 metri del New Mexico, tra l'altro, 100 metri piani. E la... E via, e via, è fin qui niente da dire. È andato, niente da dire, no. E facciamogli un applauso allora. E mica lo lasciamo solo, Che senti, atterrano gli UFO anche. Ora qua. Sereno, deciso e preciso. Soprattutto preciso. Un'accelerata. Accelerata. Vai Cody. Niente paura Cody. Non ti spaventare. Sì, un attimo di tentennamento, ma ci siamo ripresi. Moschettoniamo, respiriamo. Dai che vogliamo vedere un top. Bella progressione, rapidità, efficacia. Sgasatina, sgrulliamo. Bello, guardamelo. Guardamelo come si è giocato il menisco lì. Ale Cody. Sì, Cody, è cambiato il ritmo. E Cody, accelera. Facciamolo salire! Sì, Cody! Fino in cima! E ti vogliamo in coppa! Uca. Ale! È partito gente, non vogliamolo fino in cima! Ale. Ci stiamo giocando al podio! Sì! Sì, Cody! Dai, Cody! Anche per te! Il petrolio ricco di... Attenzione! Sì! È qui che si gioca! Back to the Comp! Sì! È qua! Ce la puoi fare! E qua c'è il buco! Attenzione, sì! Grandissimo! Ma chi sei? Chi sei? Pioso! E lo sa! In cima! E lo sa che l'ha messa piatta! Lo vogliamo in cima? Lui lo sa che Gnerro l'ha messa piatta lassù! Bastardissimo! Sì, Cody! E lui! La prendi! La prendi Cody! La tieni! Oh! È l'ultimo campionato! Ed è lui! Sì! Ve l'avevo detto che scendeva dal sentiero!
Cody Rhodes è ready, back to the comp. Come on, Cody! Che lotta, che emozione! Albino. Neanche alla comunione di mio cugino. E un grande applauso per Alberto Nierro, che è riuscito a disegnare una via dove solo uno scalatore è arrivato in cima. Questo per un tracciatore è il risultato più bello di una gara. Grandissimo Albi! Grande Cori!